alle mie spalle per molti ci sono solo semplici veicoli a due ruote, per altri invece c'è il percorso motoristico desiderato e quasi dovuto di un'intera genesi, quella dei ragazzi della cosiddetta generazione X, che hanno attraversato la loro adolescenza vivendo nei clamorosi anni 80. Personalmente, già intorno agli 8 anni, progettavo nelle mie fantasie ingegneristiche e fanciullesche come motorizzare una bicicletta, perché in realtà tutte le bici che ho avuto da bambino le vedevo già come delle piccole potenziali moto. Avevano il cambio con la leva sul telaio, non esistevano ancora le mountain bike con il cambio Shimano, noi bambini usavamo le cross o le saltafosse, qualcuno le BMX, infine come muletto ci dilettavamo a intamarrare le graziere degli anni 70 che facevano figo perché si poteva andare in giro in coppia in attesa di motorizzarsi. Ricordo ancora che un caro amico di nome Silvio, alias Tinuz, un anno più grande del sottoscritto, classe 69, cercò di montare il motore a scoppio di un tagliaerba sulla sua bicicletta. Quasi ci riuscì a fissarla al telaio, ma la trasmissione non fu studiata nel migliore dei modi e quindi il progetto venne accantonato, in attesa dei fatidici 14 anni, età necessaria negli anni 80 per poter condurre un motorino, come esempio questo Malaguti 5050 Full CX. Come d'altronde legalmente capita ancora oggi, con la differenza che negli anni 80, punto primo, non c'era la necessità di avere un patentino, non era obbligatorio assicurarlo, la legge uscì in concomitanza con quella del casco nel 1986, non era prevista la targa, quindi l'immatricolazione, non esisteva la revisione biennale, quindi i costi di gestione erano molto molto ridotti. Inoltre l'elmetto, cioè il casco, era visto come un qualcosa che indossavano solo i grandi, in sella alle Honda o alle Kawasaki da 200 orari, cosa che spesso, fino al 1986, era normale vederli circolare in città con i capelli al vento, in quanto il casco veniva usato in genere per proteggersi dal freddo nella stagione invernale o per fare tragitti autostradali a lunga percorrenza. Quindi d'estate, per muoversi nell'area urbana, erano sufficienti un bel paio di Ray-Ban, normalmente gli Aviator erano i più diffusi, giusto per evitare i moscerini negli occhi. I bambini più fortunati, quelli che magari abitavano in un quartiere con le strade chiuse alla circolazione o spesso capitava, come nel mio caso, nei paesini di provincia, dove c'era più libertà di giocare in strada, in quanto c'era meno traffico, imparavano a portare un motorino già in età prematura. Ad esempio, iniziai a guidare il primo motorino a 9 anni. Imparai a smanettare in sella un vecchio Beta, senza documenti e semidistrutto, però funzionante. Ricordo che mi fu regalato da mio zio Tony, preso chissà dove, visto che faceva il mercato a Porta Palazzo. Lo avrà a suo tempo magari barattato con una cassa di banane. Ma caval donato non si guarda in bocca. Che divertimento! Era solo un monomarcia, non ricordo neanche il modello, simile a questo trovato in rete, ruote da cariola, raffreddato ad aria, con il serbatoio rosso, una bella marmita cromata, andavo su e giù per la via residenziale nella quale abitavo da circa un anno, bruciando miscela a litri, mentre gli altri bambini pedalavano, mi sentivo un supereroe in attesa che Miva mi lanciasse i componenti. A 9 anni è dura aspettare, ma sognavo il giorno in cui avrei soffiato le 14 candeline per essere finalmente battezzato ufficialmente un piccolo centauro con il mio primo e vero cinquantino da utilizzare in strada, che fu una specie di Beta da cross, sempre di colore rosso, comprato con poche lire dal mio amico Tinuz, quello della bici con il motore del tagliaerba. Avevo da poco compiuto 13 anni. Questa motoretta aveva il librettino, ricordo che in realtà il telaio risultava dall'omologazione un Fantic Motor, ma non ho mai capito che modello fosse, simile a questo trovato su subito.it, carrozzato Beta. Comunque il telaio coincideva con il libretto ed era regolare per la circolazione, ma il Sapien non me lo fece toccare fino al compimento dei miei 14 anni. L'ottenni quindi un anno sotto la tettoia, trafficandoci con pennelli, vernici, feci rifoderare la sella che era bruttina, gli montai una proma perché era senza marmitta e lo usai un anno circa dai 14 ai 15 anni, per poi venderlo al mio compagno delle scuole medie, Enzo Cervino, a 150.000 lire.
Da lì a poco ero prossimo alle 15 candeline da soffiare e la Sapiens finalmente mi comprò un fiammante tubone della Cimatti, poco diffuso all'epoca nella mia zona. Era un gringo a 4 marce con motore Minarelli, anch'esso rosso, ma con i cerchi dorati. Gli montai subito un bel carburatore da 19 dell'orto e l'ennesima espansione della Proma con fodero dorato. Quanto lo spremetti quel motorino, quanta strada, quanti ricordi, quanta pioggia, gelo e neve presi senza timore. Lo usai molto fino a gripparlo dopo circa un anno e mezzo di utilizzo. Ricordo ancora che quel pomeriggio di settembre gareggiavo per il paese con un amico, Davide Battistella. Lui aveva un Fantic Strada 50, bianco, senza strozzature. Il resto era originale, ma ricordo che andava parecchio. Quel giorno mi si inchiodò la ruota posteriore in marcia a una discreta velocità, quindi ero intorno ai 70 km orari, e fortunatamente riuscì a non strisciare sull'asfalto. Insomma, per me questi sono aneddoti indelebili. Nei miei video noterete sempre come amo comparare le varie generazioni, rapportandole l'una all'altra, la nostra generazione X con l'attuale generazione Z. Poi arriverà l'Alfa e così via. Tutte le generazioni future saranno sempre più propense, per via dei tempi odierni, al mondo elettrico. Però quando mio nipote Fede ha provato quest'estate il Piaggio C, che vedete qua alle mie spalle, non sarebbe più voluto scendere. Altro che i monopattini a noleggio. Il percorso motoristico per noi ragazzi degli anni 80 era quindi quasi obbligato, in quanto dopo essersi fatti un po' di esperienza con i cinquantini, spesso i più fortunati all'epoca ne hanno posseduti anche due prima dei 16 anni, arrivava la così tanto desiderata 125. Qui alle mie spalle ho posizionato un Piaggio C e questo è un Malaguti 50, perché era quasi un classico avere un monomarcia usato ancora prima dei 14 anni, ereditato magari dalla sorella o dal fratello maggiore, da usare in strade private, per poi farsi le ossa su strada pubblica i primi mesi dopo il compimento dei 14 anni e successivamente passare al vero e proprio regalo di promozione a scuola, ovvero il cinquantino d'eccellenza tanto agognato attraverso le pagine della rivista Motociclismo. Ovviamente il percorso motoristico era un po' piramidale, in quanto tutti partivamo con il cinquantino a 14 anni, pochi rimanevano a piedi negli anni 80, e da 16 solo una piccola parte di noi passava all'ottavo di litro. Qui i costi di gestione salivano vertiginosamente, occorreva in primis la patente A, che comportava un impegno oltre che un costo. Inoltre le 125 erano targate, quindi se si acquistava ad esempio un usato c'era anche la voltura da pagare. Vi era l'obbligo assicurativo, che nei cinquantini non era ancora previsto per legge, si aggiungeva il costo del casco obbligatorio sulle 125 dopo l'estate del 1986, e non tutte le famiglie erano abbienti ed in grado di esaudire il desiderio irrefrenabile del proprio amato figlio. Ricordo che c'erano amici che andarono a lavorare nella stagione estiva per potersi comprare la 125 e qualcuno di questi, proprio a 16 anni, decise di lasciare la scuola, in quanto capì che non era portato allo studio ed i primi soldini guadagnati gli avevano dato alla testa per via di tutto quello che gravitava attorno alla 125, ovvero le preppi che si avvicinavano più facilmente, per poi pentirsi intorno ai 20 anni riprendendo gli studi con le scuole serali, magari dopo aver fatto il servizio militare, allo scopo di conquistarsi almeno uno stralcio di diploma, o io direi meglio tardi che mai. Ho conosciuto anche ragazzi che negli anni 80 hanno posseduto più di una 125 e addirittura nuove e senza mai lavorare, ma erano casi limite. Nella normalità il 125 era uno solo e spesso chi arrivava a 18 anni passava una volta per tutte all'auto, abbandonando le due ruote. Solo arrivati a questo punto si capiva la vera passione per le moto rispetto a quella che era una moda passeggera adolescenziale. Il vero appassionato di moto lo era a 10 anni e lo è ancora oggi. Non ci sono scuse, mogli, tempo, lavoro, figli, soldi. Infatti il 18enne che aveva la benzina nelle arterie passava dalla 125 alla Maxi al compimento della maggiore età. Qui la piramide era evidente.
C'erano coloro che mettevano le chiappe su un enduro e chi su una stradale. Era solo questione di gusto e di portafoglio. Infatti alle mie spalle noterete una Kawasaki GPZ 600R, che nella seconda metà degli anni 80, per chi era maggiorenne, rappresentava una delle stradali più desiderate dai giovanissimi. Oggi c'è un gran ritorno alle moto che ci hanno fatto sognare. Sono come delle macchine del tempo e soprattutto hanno dei colori così sgargianti, forse legati all'ottimismo illuso di quei tempi, che oggi ce le sogniamo. Non sono qui per pubblicizzare nessuno, ma l'idea di Vintage Motor Garage mi piace. Non mi fa sentire solo e prima o poi mi convincerò a mettere nella mia collezione una bella Yamaha Tenere 600 modello 1VJ, preferibilmente di colore bianco e rosso. Le moto moderne? Non fanno per me. Ci ho provato, ma non mi trasmettono le emozioni che desidero oggi. Non amo più macinare chilometri o fare 200 all'ora sfidando la sorte, la vita è una sola. Per cui quello che ho mi basta, per condividerlo con chi ama la mia stessa passione. Amo farmi un semplice giro con il SI, a 40 orari, se ci arriva, piuttosto che con la Gilera KZ che vedete qua alle mie spalle, o la GPZ 600. Insomma, i colori e i profumi del passato, nel nostro cuore, saranno sempre più vividi e dolci di quelli del presente.